Va bene. D'accordo. Paolo Patanè, Fabio Liotta, siamo al Gay Pride. Che ti dico del Gay Pride? Che secondo me piano piano sta diventando Catania Pride, cioè sta diventando il Pride della città e non solo dei gay, delle lesbiche di Catania. Io penso che avanzando in Vietnam come tradizione si unirà parecchio gente. C'è ancora tantissimo da fare, però se in questa città dal 1994 si fa interrottamente il Pride, qualcosa può dire. Ci vediamo, buona giornata, ciao! Ciao Fabio, ok, ciao. Grazie. Stasera e non ha un volto nemmeno per me, perché ci siamo scritti per email. Vedete, c'è una domanda, questa è una terra antica, è una terra greca, c'è una domanda vecchia di 3000 anni che però è il fondamento di tutte le riflessioni sulla democrazia. Quella domanda che Alcibiade rivolgeva a Pericle: dimmi cos'è la legge e dimmi cos'è la libertà. Oggi una ragazzina di 17 anni, lesbica, mi ha scritto. Ha deciso di parlare alla sua famiglia perché voleva partecipare al Pride di Catania. Ha parlato ai suoi genitori, la reazione non è stata semplice, però lei mi ha scritto delle parole molto forti. Oggi ho capito per la prima volta la differenza che esiste tra vivere e lasciarsi